Quindi dall'accosciata andiamo a fare tutto quello che abbiamo provato, quindi slancio con una gamba, slancio con l'altra gamba, slancio con tutte e due le gambe. L'obiettivo è cercare di andare su in modo controllato, senza cadere e ritornare giù in modo controllato. Quindi io sono qui, voglio slanciare con una gamba, quindi ad esempio il ginocchio destro va a terra, gamba sinistra spinge. Da qua appoggio le mani, spingo, vado su, scendo e torno a terra. Lo faccio dall'altro lato, quindi appoggio, spingo. Da qua, se voglio, se ho un buon controllo, posso andare in verticale. Poi lentamente scendo e riappoggio. E continuo e lo faccio ad esempio con tutte e due le gambe. Quindi da qua spingo, se voglio al solito vado in verticale, altrimenti scendo, torno giù e continuo. Ovvio, così è molto controllato. L'idea però è di frenare il più possibile, quindi posso anche fare un lavoro del genere. Ok? Devo sentire le spalle solide, quindi bloccate. Da un lato vado, salgo, blocco il più possibile e scendo. Ok? Proviamo. Io sono qua, slancio con una gamba, poi mi chiudo, ok? Perché poi mi chiudo e vado su, quindi poi scendo e torno giù e vado con l'altra gamba, ok?